Ragazze, allora vi consiglio di stare belle comode sulla sedia perché questo video sarà lunghissimo. Infatti, è il super mega haul dei miei acquisti al Cosmo Prof. È stata davvero una bella esperienza, come sempre, stancante sotto un certo aspetto perché comunque bisogna camminare abbastanza per andare alla ricerca di stand, eccetera, eccetera. È abbastanza stancante, però ve la straconsiglio. Mi scuso per i capelli, ma sono indecenti, quindi ho preferito legarli. Allora, inizio subito facendovi vedere insomma i miei acquisti e anche i prodotti che alcune aziende mi hanno omaggiato. Infatti, consiglio per l'anno prossimo, per chi è blogger o ha un canale YouTube come me, di farvi un bigliettino da visita tipo questo che mi sono fatta io. Ovviamente sto coprendo il mio numero di cellulare perché avevo visto vari video che consigliavano alle blogger di andare in fiera con bigliettini da visita o qualcosa insomma che dimostra che voi avete un canale, un blog, così le aziende vi possono omaggiare, diciamo, dei kit per blogger. E così è stato nel mio caso. I più generosi sono stati gli americani e insomma i padiglioni stranieri. Gli italiani non è che vi cagano più di tanto, si aspettano magari da voi che gli fate qualche domanda, eccetera, eccetera. Però per chi insomma è in cerca di collaborazioni e vuole testare nuovi prodotti, ovviamente sì, ci vuole un po' di faccia tosta perché ci vuole un po' di faccia tosta, però ve lo straconsiglio perché a me quest'anno posso dire che mi è andata abbastanza bene. Allora, non mi perdo in chiacchiere perché sennò sto qui fino a domani mattina. Vi faccio vedere cosa ho comprato. Infatti, sono due bustoni, vi voglio far vedere, una piena di roba e due. Allora, inizio da questa qui che è bella carica e inizio con il pezzo forte che insomma appena ho pubblicato la foto su Facebook il mio Facebook è impazzito, ovvero i pennelli della Real Technique. I pennelli Real Technique che allora per tutte le ragazze che mi hanno scritto su Facebook dove li ho trovati, io li ho trovati nel padiglione 30. Lo stand non lo so perché vi assicuro che io li ho trovati a culo. Infatti l'americano, il tizio, mi ha guardato anche sconvolta perché io sono rimasta tipo a bocca aperta davanti a questi pennelli e sconvolta. E quindi insomma ho acquistato questi pennelli qui. Questo qui è quello da blush che avevo visto da Ornitorella ed è bellissimo. L'ho già aperto per vedere, sono morbidissimi e l'ho pagato 5 euro. Quindi si conviene tantissimo perché ho visto che sui siti inglesi comunque un set di questo tipo è intorno, se non sbaglio, costa intorno alle 15 sterline. Io il set completo per occhi l'ho pagato 10 euro, lo stesso per il viso, sempre 10 euro. Io volevo prenderne uno anche per voi, però mi ha fatto capire l'americano che non potevo comprarmi tutto lo stand e dovevo insomma lasciare spazio alle altre persone per comprarlo, cioè praticamente al pezzo potevo comprarne soltanto uno, che io volevo comprare questo qui per occhi anche per voi, ma non me l'ha fatto comprare e mi ha detto torna domani, solo che siamo tornate io e la mia amica Anna e non c'era più niente, quindi purtroppo è andata male perché ci tenevo insomma a prenderlo anche per voi. Non faceva comprare più di un pezzo a pennello, insomma, ogni modello potevi comprare solo un pezzo. Poi vi faccio vedere cosa ho preso per voi alla Beauty Clay per i prossimi giveaway. Allora, ho preso queste palettine, queste qui. Questa qui è la, non lo dice che numero è. Comunque questa qui è tutta brilluccicosa, molto carina, che insomma sono dei premi che metterò in palio per voi. Beauty Clay vendeva qualsiasi cosa a 2 euro, qualsiasi cosa voi prendevate. Questi qui con i toni un po' più pastello, sempre per voi.
Questa che è la Shade 6, lo so perché ce l'ho anche io, sempre per voi. E questo set di smalti, sempre per voi. Tutto questo, insomma, bottino l'ho pagato ogni pezzo 2 euro. Quindi, voglio dire, super conveniente. E ho fatto scorta di premi per voi. Poi, sempre per voi, vi faccio vedere un'azienda americana. Scusate se mi giro, però sta tutto sparso qui. E insomma, ecco, questa qui si chiama la Ruby Kisses. Ha tutta la plastica protettiva. Comunque, questo è il marchio. Questo qui è un bronzer all'overglow, bronzing powder. E poi vi ho preso sempre di questa marca, la Ruby Kisses, che è una marca americana, due gloss sul rosa, uno sul nude e l'altro sul rosa, sempre per voi. Questa azienda qui faceva ogni tre pezzi 5 euro. Quindi vi ho preso, insomma, i prodotti che mi sembravano migliori, perché ad esempio c'erano anche le cipre, però non mi piacevano particolarmente. Questi qui ho dorato i test, ragazze, innanzitutto sono coprenti, è il colore proprio che vedete nel tubetto. Questo qui ha la fragola, questo qui invece è allo zucchero filato e sono davvero coprenti come lo vedete, quindi mi sono sembrati buoni e ve li ho voluti prendere e quindi questi tre pezzi per voi nei prossimi, insomma, giveaway. Poi vi faccio vedere cosa ho acquistato, insomma, per me. Sta tutto sparso, quindi allora sono passata da Delia Cosmetics e ho acquistato due fondi. Questo qui me l'aveva chiesto una mia amica e io l'ho trovato, che l'avevo preso anche l'anno scorso. Si era trovata bene e lo rivoleva e gliel'ho preso sempre 2 euro. Questi qui. E io ho preso quest'altro tipo che sarebbe quello lì matte. Non l'avevo ancora provato e quindi ho deciso di prenderlo. Quindi da Delia Cosmetics, che è un'azienda polacca, ho comprato questi due a 2 euro il pezzo. Poi ho comprato, allora, se nello stand di Makeup Academy, che era saccheggiatissimo, veramente non c'era possibilità di trovare più niente, davvero. Allora, ho comprato il rossettino famosissimo, quello lì corallo, che è il lipstick shade 15, il Juicy, è 3,8 grammi di prodotto e Makeup Academy svendeva tutto 1 euro, qualsiasi cosa voi prendevate. Ovviamente inutile dirvi che palette e insomma gli ombrettini Lorbo buoni, quelli lì perlati, oppure le tinte per labbra, non c'era più niente, erano rimasti i rossettini e mi sono accaparrata questo qui che lo tenevo qui da tanto tempo e quindi ho preso questo a 1 euro. Tra l'altro il tizio della Makeup Academy perdeva soldi a non finire, ho detto sentite, vedete che state perdendo soldi, viva l'onestà, perché se era un'altra io me li prendevo. Poi ho preso questo blush che ci sono rimasta malissimo, ne avevo sentito parlare un po' malino, però ho detto io adoro il blush in crema, voglio provare. Questo qui è il Cream Blusher Yummy. Questo qui, ma non scrive niente. Infatti, come potete vedere, già l'ho provato. Scrive davvero molto, molto poco. Questo è il colore. Non capisco il perché. Insomma, vabbè, ci sono rimasto un pochettino male. Però, per 1 euro, ragazze, si può fare. Poi ho trovato lo Shade 6, il blush classico della Makeup Academy, quello lì da una sterlina. Sono contentissima perché lo volevo, stava nella mia lista del sito della Makeup Academy e l'ho trovato, che è quello con le iridescenze dorate. Ovviamente, ragazze, non vi sboccio tutti i prodotti. Se siete interessate a qualche prodotto in particolare, me lo dite, perché se no sto qui fino all'anno prossimo. Quindi mi fate sapere.
Poi ho preso questo blush in crema dell'Accessorize per voi, è troppo carino, ha questo colore molto molto bellino, non ve lo apro perché ho paura di rompere questa confezione, è molto molto bellina, infatti mi sono quasi scannata con una tipa perché l'aveva visto, io me la sono presa per voi ed è molto molto carino con questo cuffetto. Molto molto bello, che infatti lo stand della Makeup Academy aveva anche lo stand Accessorize. Poi a mia mamma ho preso questo lip gloss perché lei utilizza questi colori rosa, tipo rosa antico, eccetera eccetera. Io ho voluto prendere questo lip gloss sempre a 1 euro allo stand della Makeup Academy. Quindi infatti tutti i prodotti che vi sto facendo vedere li ho pagati 1 euro il pezzo. Poi, allora, da Wet n Wild stava l'offerta, 2 prodotti 5 euro e ho preso questi 2 prodotti qui. Tra l'altro ci sono rimasto malissimo perché la mattina del lunedì io e Anna ci siamo scaraventate proprio nello stand 22P dove c'era insomma la Wet n Wild e la Physian Formula, solo che la mattina non facevano entrare perché era riservato soltanto ai professionisti del settore, quindi ci sono andata dopo pranzo e la Physian Formula aveva quasi finito tutto, avevo una lista immensa si può dire, però purtroppo non ho potuto acquistare insomma quello che voleva perché era già finito. Comunque da Wet n Wild ho comprato questo kit per sopracciglia che è molto molto carino, tra l'altro ha questo specchio grandissimo, è molto molto utile, vedete, scusate, è molto carino davvero, porta con sé il pennellino e la pinzetta, le polveri sono super scriventi perché già le ho provate e in più ha questa cera insomma che fissa il tutto, molto molto utile e pratico, più o meno riprende molto il kit della Catrice che ho. Io sono fissata con le sopracciglia, poi sto finendo le liner marroni che mi vedete, quindi necessito di prodotti per sopracciglia. E poi ho preso questo rossetto prugna, bellissimo, purtroppo c'ha ancora la carta protettiva, ce la farò. Da Wet n Wild però non vendevano tutto, infatti c'era lo stand dell'edizione limitata di Fergie, quello lì famoso che ha fatto vedere anche Giuliana, però non vendevano, quindi pazienza, e ho comprato questo rossettino matte di questo color prugna bellissimo, sempre e quindi ho preso solo questi 2 prodotti e qui li ho pagati 5 euro, 2 prodotti da Wet n Wild. Poi da Physian Formula ho trovato, che poi era lo stesso stand, si può dire, allora, questo correttore è molto molto carino, perché? Allora, c'ha il roll-on per stendere bene, insomma, il correttore, poi si apre, porta un correttore in stick e, meraviglie delle meraviglie, sotto porta anche il correttore cremoso. Quindi ha 2 correttori in un unico prodotto, è molto pratico come prodotto, le confezioni poi loro sono stupende, fanno dei packaging stupendi e questo l'ho pagato, il singolo pezzo da Physian Formula 5 euro, quindi 5 euro e la cifra che io volevo, e fortunatamente è l'unico prodotto che ho trovato, è la Mineral Wear Physian Formula, ovvero la cipria correttiva tipo quella lì che fa la Complexion Perfection di Elf, che sto finendo, quindi volevo provare questa cipria qui traslucida, da notare il pennellino stupendo, troppo troppo carino, il loro packaging è sempre molto molto bello, dietro porta lo specchietto, è trasparente, è stupendo, anche questa 5 euro. C'è da dire che i prodotti della Physian Formula al pezzo costano 15 dollari, quindi comunque 15-18 dollari, quindi comunque si risparmia. Poi mi ha fermato un tipo e regalava insomma questo scrub per mani, un omaggio tra le tante cose. Poi sempre dal sito, sempre da Beauty UK, ho preso poi, perché sono ripassata dopo, li ho trovati lì e me li sono presi a 1 euro, perché poi hanno sceso i prezzi da 2 euro a 1 euro. A 1 euro ho preso questi rossetti liquidi.
No, il lip vinyl, questo è un rossetto liquido fucsia, come lo vedete, è fedele, a 1 euro. Io già ce l'ho nella colorazione shade 6, se non sbaglio. Questo è il Pur Pasha, la numero 1, molto molto bello, molto estivo, per l'estate molto molto carino. Poi ho preso questi qui glitterosi, che sono i Lip Last, questo glitteroso con l'arancio e questo con il rosa. Questo qui arancio l'avevo preso per voi per abbinarlo insomma alle palette, molto molto carino. Poi ho trovato questo blushettino qua e dato che sono malata di blush, infatti se l'ho sbocciato si vede, non volevo insomma lasciarmelo scappare, mi sono presa questo qui sempre a 1 euro. Se riuscirò a chiudere la confezione forse. Ok. Poi oh, vediamo un attimo qui cos'altro c'è. Allora, vabbè, ci sono i vari campioncini. Poi, vabbè, sono passata dallo stand Belle, questo stand qui, e regalava a chiunque, insomma, visitava lo stand questo smaltino. Che l'ho regalato a mia sorella perché comunque come sapete io faccio il gel quindi non li uso. E insomma, chiunque visitava il suo stand regalava questo. Poi, da Paola P, che è stato il primo stand che ho visitato, ho comprato allora, la paletta Africa, questa qui. Che purtroppo me l'hanno data nella confezione, nel packaging vecchio, quello lì di plastica. Però, ragazze, non me ne può fregare di meno perché è stupenda. Se vi interessa una review con swatch e tutorial, me lo dite e ve la faccio. Infatti, mi è rimasta qui dall'anno scorso che l'avevo vista in tantissimi video di ragazze che l'avevano acquistata e quindi sono andata subito a comprarla e l'ho pagata 20 euro. Ne ho preso un'altra per voi per il giveaway dei 2000 iscritti perché è molto molto bella e ci tenevo insomma a regalarvela. Ha tutte colorazioni nude, ha 8 colori matte e uno shimmer che è il Waka Waka ed è bellissima, quindi ne ho prese due, una per me e una per voi. Poi ho comprato per me il nuovo prodotto della Paola P per sopracciglia, perché io sono fissata per le sopracciglia, che è questa, faccio vedere. Vedete, fatto in questo modo, con questo pennino, molto molto, che permette insomma una precisione di un certo tipo, porta questo fissatore, che tra l'altro mi ha fatto vedere l'effetto che ha questo prodotto sulle sopracciglia della ragazza che stava lì allo stand ed è bellissimo. All'interno porta degli stencil, questi qua che vedete tutti accartocciati, e questo prodotto l'ho pagato 10 euro in fiera. Era la novità perché l'avevo visto su Facebook, non avevano fatto vedere com'era, quindi io sono andata lì incuriosita e l'ho voluto prendere perché è anche un prodotto waterproof, quindi si può utilizzare anche a mare, mi ha spiegato la ragazza, non va via con niente, cioè con niente. È davvero ottimo ed è il Brown Design FX dei Paola P, pagato 10 euro. Poi la ragazza mi ha voluto omaggiare di una delle loro nuove matite ed è la Pencil intensifica il tuo sguardo nella colorazione 09 ed è manco a farlo apposta una matita color carne che io utilizzo tantissimo ed è questa qui molto molto bella, non l'ho ancora sbocciata, la voglio sbocciare con voi, molto molto scrivente, bellissima. Molto molto morbida e scrivente. Sono rimasta contentissima. Nello stand di Paolo P sono stati davvero gentilissimi. Gli ho lasciato anche il mio bigliettino da visita, molto molto carine le ragazze, vi aiutano insomma nella scelta del prodotto. Infatti vedevo che aiutavano tante ragazze. Sono davvero gentili. Non so per chi è andata, come vi siete trovati, io mi ci sono trovata davvero davvero bene.
e anche generosi perché comunque insomma mi hanno regalato una matita di nuova collezione, quindi. E quindi ho preso questi prodotti qui, in totale da Paolo Pio ho speso 50 euro. Mi dispiace dirvi anche i prezzi delle cose che ho preso a voi, però insomma per farvi capire anche le promozioni che avevano i singoli stand, insomma. Poi niente, qui vi faccio vedere, vabbè, i vari campioncini che ho preso. Allora, è tutto mischiato, comunque ci sono campioncini di creme, campioncini di abbronzanti, un po' di tutto, insomma. Questi qua è un fondotinta della Sormé, che è una marca con cui collaborerò, nel senso che sono andata lì, è una marca americana, sono andata lì e allo stand c'era questo simpatico americanotto molto ciotto, e gli ho dato il mio bigliettino da visita e lui molto gentilmente mi ha omaggiato di alcuni prodotti che ora vi farò vedere. Allora, vi faccio vedere, insomma, tutti i prodotti con le collaborazioni, insomma, stanno in questa busta piena. Allora, questo qui, vabbè, è uno stand che Mirabella Beauty, che è sempre una marca americana, e mi ha omaggiato di questo kit per il viso. E c'è un rossetto rosso, una matita rossa e un mascara. Questo qui, e all'interno, vabbè, porta insomma il loro bigliettino da visita dell'azienda, insomma, molto molto carino. Poi sono andata alla Young Blood l'anno scorso, ho dovuto acquistare questo kit, questo sacchettino. Quest'anno, avendo presentando insomma questo, il mio bigliettino da visita, loro mi hanno omaggiato dei loro campioncini, quindi me felicissima. Questo qui l'anno scorso l'avevo pagato 2 euro ed era anche meno pieno di prodotti. Sono contenta perché c'è la base viso, quella lì in gel, che io adoro. Ci sono questi due fondotinta, questi qua, il Mineral Radiance Mixture, che non mi piacciono tanto, però fa niente, insomma, sempre buoni sono. E mi hanno omaggiato, insomma, di questo sacchettino qua. Poi sono andata allo stand della Splash Cosmetics, che è una marca americana, e mi hanno omaggiato di 4 prodotti, perché la loro collaborazione insomma prevedeva la prova di 4 prodotti che poi vi recensirò sul canale, perché gli dovevo mandare il link. E li ho preso. Allora, uno l'ho comprato ed ho preso questo eyeliner in penna e l'ho pagato 5 euro, questo è lunedì. Ed è... non so se si può notare questo alone verde sulla mia mano. Praticamente è lo stesso eyeliner, però nella colorazione verde, e non va via neanche a pagarlo. E io l'ho preso in nero perché non l'ho mai provato, insomma, questa tipologia di eyeliner, che ora vi faccio vedere com'è fatto, se riesco. Ah no, è tutto chiuso, benissimo. Aspettate. La cosa bella di questi prodotti è che sono tutti sigillati, in qualsiasi parte voi andate, qualsiasi stand, erano tutti sigillati, persino da Essence erano tutti sigillati i prodotti, peccato che negli stand non lo fanno. Essence, è inutile dirvi, non vendeva, lo stesso vale per Catrice e lo stesso vale per NYX. NYX teneva uno stand che... è qualcosa di bellissimo, cioè una parete piena di trucchi, e loro ovviamente non hanno venduto perché non erano interessati insomma alla vendita, eccetera eccetera. E vi dico, ragazze, bellissimo. Questo è l'eyeliner, da notare il packaging specchiato molto carino, ed è fatto in questo modo qui, con la punta molto fina, molto molto bello. Non me lo swatcho, se no mi faccio un'altra riga nera sulla mano. E questo l'ho pagato 5 euro, questo però il lunedì. La domenica, quando sono arrivata, sono passata per il loro stand, che già conoscevo, e mi hanno omaggiato di questo eyeliner liquido nero con 1000 brillantini. Non so se si può notare, un po' sì, si nota. Tutti i glitterini, micro glitter colorati, molto molto particolare, l'ho voluto insomma provare. La loro base per ombretto e per glitter. Ho voluto provare un loro ombretto e
i loro glitter. Questi sono i glitter oro, vedete che spettacolo, li teneva la ragazza indossati, li ho voluti prendere per provarli e sono troppo troppo belli, non ce n'è molto di prodotto. Glitter Splash Pacific Sand, non dice insomma la quantità, del, a 3 grammi, non è molto, però sono davvero molto molto belle, ne bastano poco perché sono molto molto fini come glitter, sono davvero bellissimi e ho voluto insomma provare questi ombrettini qui. Vedete che bel colore, questo borgogna con tutti i glitterini multicolor all'interno, molto molto bello. Ragazzi, io vi ricordo che se siete interessati allo sbozzo di ogni singolo prodotto me lo dite, io vi faccio un video perché sono già 25 minuti e non ho ancora fatto vedere che si può dire niente. Allora, e quindi sulla Splash Cosmetics ho pagato insomma l'eyeliner e per collaborare insomma con loro mi hanno fatto provare 4 prodotti, che non è male. Poi da Sormet, insomma quella marca americana che vi ho fatto vedere prima, se riesco vi voglio prendere i prodotti che sono tutti qua dentro, non riesco insomma. Allora, da Sormet l'americano, che poi tra l'altro questa marca qui è il primo anno che andava al Cosmoprof ed è una marca molto prestigiosa perché la domenica vendeva a prezzi abbastanza elevati ed è questa marca qui che io francamente non conoscevo, però sono andata lì a sbirciare, ho lasciato insomma all'americano il mio bigliettino da visita che mi ha guardato tipo stralunato e mi ha regalato queste cose per provarle e vi faccio vedere. Innanzitutto mi ha stupito molto il packaging del blush, molto molto particolare. Ora vi faccio vedere, si apre tipo blow in questo modo, il colore è un bellissimo pescato con riflessi oro, molto molto bello, e poi si chiude tipo pressione, tipo fa tipo pressione, molto molto sfizioso. Questo qui è il Blush Fever 537 della Sormet. Vi ricordo che questi insomma me li hanno omaggiati, non li ho comprati per onestà, vi dico, e mi hanno omaggiato di questo lip gloss color ciliegia fatto in questo modo e di questo rossetto bellissimo che secondo me si può abbinare benissimo con il gloss perché è di questo fucsia, molto molto bello. Più o meno è fedele dal video e, ed è un finish glossy, non è matte, e molto molto carini questi prodotti, e questo qua è lo Shock 252, molto molto carini questi prodotti, poi li proverò e ve li recensirò. Poi in uno stand polacco che si chiama Verona Prodotti Professionali sono stata omaggiata di insomma la marca è questa qui, lo stand si chiamava Verona Professional, la marca è Ingrid Cosmetic, che a giudicare insomma dalla lingua mi sembra polacco. Mi hanno mandato di un primer viso per il trucco, una base per il viso, tra l'altro la confezione è molto molto carina, ve la voglio far vedere, fatta in questo modo. Poi vi ripeto, li proverò perché non so come sono. Per ora di questa marca qui ho provato solo la crema mani e non mi è piaciuta granché. Ed è questa qui, ed è la crema mani al cocomero e al tè bianco. Ed è questa qui, Verona Laboratori. Poi mi ha omaggiato di una crema di un burro corpo alla papaya e al grapefruit, tipo arancia, credo. Penso di sì. È una crema per faccia e per la faccia, per il viso e per il corpo. Ed è cioè
175 ml di prodotto. Gli ingredienti sono scritti minuscoli, quindi non si vedono. Ed è questa qui, l'odore sembra buono. Poi mi hanno mangiato di questo mascara della Ingrid Cosmetics, che è il Bad Girl False Lashes Effect Max Mascara, ed è un nuovo prodotto perché mi hanno dato anche il catalogo e stava insomma con il new vicino, ed è questo qui. Poi mi hanno mangiato di questi campioncini di shampoo colorante, uno dark brown e l'altro marrone, che tra l'altro i parrucchieri che hanno viaggiato con me mi hanno consigliato di, se lo voglio provare, di mischiarli questi due colori, perché insomma per i miei capelli non basta solo una confezione, ma ce ne vogliono due, se no esco a chiazze. E poi di questa maschera tipo per tutti i tipi di pelle, sì, skincare con gli estratti naturali di olive, ed è tipo una maschera viso sempre della Verona. E per finire mi hanno omaggiato di questo gloss con questo corallo molto molto carino, l'applicatore è a spugnetta, infatti in questo modo ha un buonissimo odore, c'è da dire questo. Pensavo mi ero sporcata. Ha un buonissimo odore e si chiama... non saprei dirvelo perché sinceramente è scritto in una lingua stranissima. Vabbè, 10 ml di prodotto, comunque il nome non ve lo so dire, sinceramente. Ed è questo qui. E poi mi hanno mangiato di questo smaltino qui che regalerò insomma a mia sorella, perché non uso smalti. E vabbè, poi mi ha dato il bigliettino da visita l'azienda, dove insomma devo mandare la recensione dei loro prodotti. Ovviamente li proverò prima e farò una recensione di questi prodotti qui, per correttezza insomma vi dico il tutto. Poi sono andata in un'azienda che trattava prodotti per sono passata in un'azienda che trattava prodotti per abbronzanti praticamente, e questi qua, quando ho fatto vedere il mio biglietto da visita, sono impazziti, letteralmente impazziti, molto contenti, cioè sempre americana questa azienda. Mi hanno riempito di campioncini, cioè vedete, ovviamente ve li metterò per provarli anche nei giveaway, perché questo qua l'anno scorso l'avevo preso al loro stand. Vi dico che sono andata un giorno a mare e la mia pelle si era fatta tipo quell'abbronzato bellissimo. Ovviamente sono prodotti che vanno utilizzati tutti i giorni, perché penso che se uno va a mare tutti i giorni e si mette questi prodotti qui diventa nero, sai, ma quell'abbronzatura bella proprio. Infatti sono prodotti che vengono utilizzati anche per chi fa le lampade, e mi hanno insomma omaggiato di tutti questi questi cosi, più il loro prodotto top seller, una roba del genere, che è un abbronzante con all'interno glitterini oro, come potete vedere, insomma gold, più questo nuovo prodotto, sempre abbronzante, per pelli sensibili, ed è l'aloe vera e il raspberry, che non ho capito bene cosa sia, tra l'altro vedete le confezioni come sono carine. E in più mi hanno dato questo prodotto che mi ha spiegato il tipo lì, posso utilizzarlo anche, non mi ricordo bene, comunque sempre un prodotto abbronzante, ed è il Dark Sauna. Ah, praticamente è un prodotto che applicandolo voi praticamente vi avete caldo, praticamente oltre ad abbronzarvi vi dimagrite anche, mi ha spiegato il tipo, perché sudate, ed è questo prodotto qui. Ovviamente è anche questo, no, anche questi prodotti da recensire, questi ovviamente ve li metterò in qualche giveaway, perché ne ho tantissimi veramente,
non si sono proprio moderati. Io mi sono mortificata, c'è da dire questo, perché mai a pensiero che mi regalavano tutta sta roba. Poi sono passata, ah no, non è finita, mi hanno omaggiato anche, aspettate, non trovo, di due creme per il viso. Un attimo solo. Di due creme per il viso, ed è questa, la Face Bronzer in tubetto, in cosina, insomma, e l'altra che non trovo, sempre per il viso comunque. Ragazzi, scusatemi, ma non trovo l'altra. Ci tenevo, insomma, a farvela vedere. No, qua ci sono solo campioncini. Comunque, più o meno riprende la stessa cosa di questa qui. È una crema, insomma, per il viso, per quando si va al mare. Ed, insomma, questi prodotti qui loro mi hanno omaggiato. Poi sono passata allo stand della Montagne Jeunesse, la famosa marca, quella lì delle maschere, e mi hanno regalato un campioncino. Questo qui. Che comunque metterò in qualche giveaway, perché io maschere non ne faccio, non sono in grado sinceramente, e ve le conservo per voi. Poi cos'altro dire, oh, i miei acquisti insomma sono finiti. Ho una montagna di fondotinta a campioncino da mostrare, cioè ne ho tantissimi. Tutti, insomma, questi sono tutti campioncini, fondotinta, questo cos'è, una lozione per il corpo, ne ho davvero tanti. Non penso, insomma, che siete interessati a vedere anche i campioncini, perché, insomma, alla fine comunque ve li farò provare, non vi preoccupate, perché ne ho davvero tanti. Infatti sono contenta, perché ho notato che mi hanno messo anche il campioncino del loro prodotto top, che è il Gold, questo qui, così per un prossimo giveaway estivo ve lo metto dentro e vi abbronzate tipo con l'oro praticamente sulla pelle. E questo qui poi, vabbè, un altro campioncino, praticamente va messo dopo l'esposizione al sole, mi ha spiegato la ragazza. Niente ragazze, questi insomma sono stati i miei acquisti al Cosmoprof. Niente, non mi prolungo più di tanto, perché già sto a 37 minuti di video ed è davvero tantissimo. Io vi mando un forte bacio, qualsiasi prodotto volete, insomma una review più approfondita me lo fate sapere. E niente, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!